Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo brevemente come aggiungere dei sottotitoli ad un video di YouTube. YouTube ha inserito una piccola applicazione che consente anche a chi non fa il sottotitolatore, il traduttore per professione, di aggiungere dei sottotitoli. Vediamo subito come si fa. Si deve fare ovviamente il logon o login all'interno di YouTube, avendo un account YouTube, un account di Gmail. Poi si sceglie un video. Noi abbiamo scelto un video a caso di Linus Tech Tips, che è un canale che fa unboxing e benchmarking all'interno dell'informatica, del settore dell'informatica. Nel pulsante delle opzioni c'è la voce sottotitoli. Se cliccandola c'è il comando aggiungi sottotitoli, ciò significa che l'autore del video ha consentito a dei terzi di aggiungere i sottotitoli. È sufficiente cliccarlo per aprire l'applicazione interna di YouTube, che consente di aggiungere dei sottotitoli ad un video di un terzo. E ricordiamoci che per entrare in questo pannello bisogna fare il login a YouTube. Poi si seleziona una lingua. In questo caso ci sono due possibilità. Se qualcuno ha già fatto il sottotitolo, per esempio in inglese, l'ha già temporizzato, il lavoro sarà molto veloce, perché semplicemente si potranno sostituire le parole inglesi con quelle italiane. Però se il sottotitolo non è mai stato realizzato, allora bisognerà fare sia la sottotitolatura sia la temporizzazione, che è una cosa un pochino noiosa. Adesso vedremo come si fa. Facciamo il caso in cui, non essendoci dei sottotitoli già realizzati, noi dovremmo fare la trascrizione in inglese e poi, in caso, la sottotitolatura. Quindi noi selezioniamo English. Questo è il pannellino semplicissimo che ci consente di inserire un sottotitolo che è collegato a quello che dice la persona all'interno del video. Ovviamente, che cosa bisogna fare? Dopo aver scritto il sottotitolo, è molto importante fare la temporizzazione. Vedete qui sotto c'è una barra, una timeline con la traccia dell'audio che ti indica quando inizia il sottotitolo. Sentiamo un po'. Hey guys, we're here in the Ubuntu booth. I thought I'd cover this because Linus likes his iPhone way too much. Quindi si sente la traccia audio, si vede nella timeline e poi si inizia a scrivere. Questo ragazzo dice: Hi guys, we are at the Ubuntu booth, cioè siamo nel settore di Ubuntu a questa fiera, e poi si clicca il pulsante più. Ricordiamoci che all'interno del mondo della sottotitolatura, per esempio, c'è uno standard. I sottotitoli di solito si vedono al centro in basso, sono due righe, non più righe, sono intorno ai 35-40 caratteri, quindi non bisogna esagerare. È molto importante, quando si va alla seconda riga, fare in questo strumento di YouTube il ritorno forzato, cioè fare maiuscolo invio, altrimenti questo strumento non professionale fa una riga tutta lunga che è al di fuori degli standard, perché per il visualizzatore è molto difficile. Vedete che lui tenta di inserire il sottotitolo nella parte giusta, ma si crea questo mattoncino che con la mano si può spostare. Per individuare correttamente il punto di attacco, si può allungare ad accorciare per consentire il lettore. Vediamo, torniamo indietro e proviamo il punto di attacco. Vedete, questo è scorretto, quindi bisogna tornare un po' indietro. Questo va bene. E noi che cosa facciamo adesso? Tornando indietro, noi abbiamo notato che il punto di attacco va bene, ma è un pochino troppo lungo, quindi stiamo accorciando il punto di attacco. Hey guys, we're here in the Ubuntu booth. I thought I'd cover this because Linus. Vedete, la cosa difficile per chi non è professionista è capire quando inizia un sottotitolo e quando inizia un altro. Praticamente si creano tutti questi mattoncini, i quali possono essere spostati per indicare il punto di attacco e possono essere allungati o accorciati per indicare per quanto tempo all'interno dello schermo il sottotitolo deve stare. È un lavoro ovviamente molto molto gravoso. Fatto il primo sottotitolo, si inserisce il secondo. Vedete, automaticamente YouTube stima una partenza e una durata del sottotitolo che poi va cambiato. Poi le opzioni sono molto intuitive, perché c'è la possibilità di eliminarlo o di crearne un altro. La caratteristica simpatica è quella di poter selezionare la casella di punto Credit My Contribution, perché quando ho terminato il sottotitolo, praticamente con Credit My Contribution
all'interno della descrizione del video apparirà il nome del mio canale, quindi è qualcosa che potrebbe anche creare un maggior traffico per il mio canale. Alla fine della sottotitolatura si può cliccare il pulsante submit contribution. Perché lo chiama contribution? Perché finché non è stato revisionato da altre persone, da altri traduttori e sottotitolatori che si preoccuperanno di verificare la qualità del sottotitolo, non verrà visualizzato da YouTube. Quello che bisogna sapere è che il formato che crea questo piccolo applicativo interno è un formato fuori standard. Questi sono, per esempio, poi metterò le pagine all'interno della descrizione, sono gli standard. Di solito il più semplice, quello che usiamo nei sottotitolatori, è subrip, cioè .srt. Quello che crea YouTube ovviamente è un suo standard personalizzato, ma quello che si può fare è scaricarlo e convertirlo in subrip, per esempio all'interno di questo sito qua che io segnalerò sotto la descrizione di questo video. È sufficiente scaricare il sottotitolo in formato YouTube, aprirlo con un editor di testi, incollarlo all'interno di questa casella di testo e premere converti per convertirlo in formato SRT. Questa è l'applicazione che utilizza praticamente YouTube, che ha un'interfaccia praticamente a vista orientata a questo oggetto qui, che è questo mattoncino qui, e che è una maniera molto semplice, molto veloce, però non fornisce, diciamo, delle opzioni molto professionali. Nel campo della sottotitolatura, per esempio nel mondo Linux, si utilizza Gaupol, che è uno strumento, lo segnalerò all'interno della descrizione del video, che è uno strumento professionale per la sottotitolatura. Lo facciamo vedere in maniera velocissima, lo lanciamo e vediamo come funziona, giusto per fare un confronto fra i due. Apriamo per esempio un sottotitolo all'interno della nostra scrivania, un sottotitolo SRT, e vediamo che la differenza professionale di questo strumento è che, per esempio, vedete, mette il numero dei caratteri che dura il sottotitolo, e è molto importante perché non bisogna andare oltre i 30-35 caratteri, altrimenti per chi vede il video è difficile. Poi mette il numero del sottotitolo, il punto di attacco, il punto di fine, la durata in secondi e con 3 decimali, quindi in millisecondi, e poi è molto importante questo strumento qua che ti consente di sapere quanti caratteri contraddistinguono il sottotitolo. E poi si può fare anche più di una riga, vediamo come in questo sottotitolo ti indica che la prima riga dura 7 caratteri e la seconda dura 20. È anche simpatico il fatto che si può caricare il corrispondente video e praticamente vederlo in diretta mentre si realizzano i sottotitoli, per verificare come sta venendo il sottotitolo, cioè se sono andato fuori dello schermo, se ho fatto 3 righe, se ci sono degli errori. E è molto interessante, per esempio, la presenza di questi strumenti che servono per modificare tutto il set di sottotitoli se la sincronizzazione è sbagliata. Ammettiamo che prima parte la voce, poi partono tutti i sottotitoli, quindi portando avanti o indietro tutti i sottotitoli, oppure modificare per esempio il frame rate, che è quello che solitamente mette in difficoltà, perché sembra che il sottotitolo è fuori sync, ma in realtà succede che, per esempio, se il video proviene dagli Stati Uniti è in 29 fotogrammi, mentre in Europa sono 24 fotogrammi o 23.976. Quindi questo è uno strumento professionale che ovviamente consente di salvare con tutti i principali formati. In default salva con l'SRT, che è subrip, ma questo consente di salvare in Substation Alpha e anche negli altri formati. Questo si chiama Gaupol, ve lo seleziono, ve lo segnalo, chiedo scusa, e all'interno del box delle descrizioni di questo video. Ovviamente c'è una grande differenza fra farlo con questo strumento che non è professionale di YouTube e farlo con Gaupol. In ogni caso, questo strumento di YouTube è molto efficiente perché consente velocissimamente di orientarsi nei confronti del sottotitolo come se fossero un oggetto. E poi c'è questa cosa carina che non appena il sottotitolo viene approvato dalla community, se noi segnaliamo questo checkbox, praticamente il mio nome va a finire, il nome del sottotitolatore va a finire
sotto all'interno delle descrizioni del video. Grazie a tutti per aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.